diventa significativo un intervento anche magari con risorse e contributi diretti alle imprese proprio per far fronte a qualcosa di inimmaginabile. Ricordiamoci che questa è un'economia di guerra a tutti gli effetti. Parla di economia di guerra Marco Fracassi, presidente di Confindustria Abruzzo. Di pari passo l'emergenza sanitaria va a quella economica. Nella nostra regione 20.000 i lavoratori in cassa integrazione, mentre il PIL, in linea con l'andamento nazionale, è sceso di 10 punti percentuali. E ora Confindustria scalpita per la ripartenza. L'Abruzzo è senz'altro pronto a ripartire, stiamo ragionando con la Regione proprio per avviare quella che è stata più volte chiamata la fase 2. L'Abruzzo sicuramente è una regione colpita da Covid-19, ma è anche tra quelle che prima delle altre potrebbe uscire fuori da questa epidemia e quindi permettere alle imprese di poter ripartire. Il nostro sistema sicuramente ha subito un danno notevole dal Covid-19. Tenga presente che nel sistema Confindustria regionale abbiamo attivato 350, per 350 imprese cassa integrazione con circa 20.000 lavoratori coinvolti. Quindi può capire perfettamente che questo ha determinato un danno sul PIL regionale e sull'attività produttiva particolarmente significativo. La cosiddetta fase 2 non coinvolgerà allo stesso modo tutti i settori. Moda, auto e cantieri potrebbero riaprire già dal 27 di questo mese, mentre bar e ristoranti dovranno attendere la fine di maggio. E le aziende dovranno mettere in sicurezza i lavoratori tramite guanti e mascherine, facendo rispettare le distanze, sanificando i luoghi e utilizzando il termoscanner per controllare la temperatura corporea. I lavoratori sono il nostro patrimonio e teniamo alla salute dei lavoratori. Noi diciamo che dobbiamo ripartire, riaprire, ma diciamo anche che bisogna farlo con senso di responsabilità. Cioè chi riuscirà ad essere aderente alle prescrizioni del protocollo, secondo noi, deve e può continuare a lavorare. Chi invece non può garantire questa cosa, evidentemente, deve attendere ancora qualche giorno. Secondo Confindustria occorre sburocratizzare, facilitare l'accesso al credito e destinare fondi alle imprese, mentre le misure economiche varate finora dal governo non sono sufficienti. Questi provvedimenti sono provvedimenti, per quanto mi riguarda, iniziali, sono provvedimenti tampone. Per essere nella stretta attualità, sono l'ossigeno in questo momento, ma non sono la soluzione definitiva. Anche la Regione dovrà mettere in campo, ragionando sul lungo periodo, tutte le risorse necessarie ad appianare la crisi economica. Marsilio, secondo me, deve intervenire immediatamente proprio su questa fase 2, sulla ripartenza, perché è con la ripartenza che garantiamo anche al sistema produttivo regionale la sua tenuta. Quindi, Presidente Marsilio deve lavorare in questa direzione.